Non è sempre facile individuare poi le cause precise dietro percorsi di vita che hanno mille ragioni e anche accidenti casuali diversi alla base. Credo fondamentalmente una grande curiosità che ho sempre avuto di capire come funzionano le cose, capire perché succedono le cose, sete di informazioni, che poi ha preso questa forma, poteva prenderne tante altre perché non è mica l'unica professione legata alle informazioni, alla raccolta di informazioni. Questa ha un modo di mettermi a contatto con la realtà che però non cambierei con nessun'altra. Questo alla fine è il giornalismo, non è tanto una questione di strumenti, linguaggi, ma di indagine della realtà. Poi naturalmente contano anche gli strumenti e i linguaggi e nel caso del mio progetto Da Costa a Costa gli strumenti erano un podcast e una newsletter, due strumenti piuttosto antichi nel loro formato, insomma non sono niente di particolarmente innovativo, ma di cui è innovativa l'applicazione nel giornalismo, l'utilizzo nel giornalismo, il pubblico che stanno incontrando e in questo caso poi c'era anche un altro ingrediente fondamentale, cioè le persone con le loro donazioni finanziavano il mio lavoro, mi mandavano negli Stati Uniti a fare i reportage che altrimenti non avrei potuto fare. E chiaramente ci sono tanti ingredienti che devono esserci perché questo sistema possa funzionare e il tuo lavoro deve essere considerato rilevante, utile, interessante, di buona qualità da quelle persone, ammesso che lo sia, però insomma quelle persone devono giudicarlo tale, al punto da dare dei soldi. Credo che mi abbia favorito anche il fatto che io fossi una persona e non un'azienda. Era molto chiaro per le persone a chi stessero andando questi soldi per fare cosa e il fatto che io non avevo altre finalità se non quella. E quindi è più facile donare a qualcuno perché è come se stai dando dei soldi a un amico, anche per l'informalità strana che creano questi strumenti e questi linguaggi rispetto a donare a un giornale o a una qualche società, azienda. Di sicuro il coinvolgimento delle persone del pubblico cosiddetto nei progetti giornalistici è una strada molto promettente per il futuro, ma anche già per oggi per il presente. Mi ha spinto a provare a misurarmi, diciamo, col podcast come formato e come linguaggio, la stessa cosa che però devo dirti mi ha spinto a provare anche TikTok, nel senso la curiosità di vedere come funzionano questi strumenti e come sono questi linguaggi. Poi sono rimasto appiccicato al podcast e non so se rimarrò appiccicato a TikTok, credo di meno, per le caratteristiche che ha lo strumento, che lo rendono secondo me molto interessante e adatto ai nostri tempi. Non richiede l'attenzione esclusiva di chi fruisce di quel contenuto, come invece accade con i giornali, perché non posso leggere il giornale, correre, vestirmi, ma col podcast posso. E quindi si supera l'obiezione di moltissime persone davanti alla necessità di informarsi, che non ho tempo. Il podcast si infila nelle routine delle persone e si basa sullo strumento più antico che gli esseri umani conoscano per comunicare. Molto prima che inventassimo la scrittura, per noi è molto più naturale parlare e ascoltare, quindi c'è meno attrito, è quasi una fruizione passiva, se non fosse che però insomma devi tenere la testa accesa. E naturalmente è un mercato piccolo ancora in termini numerici, non è il futuro del giornalismo, però è uno strumento, un linguaggio secondo me particolarmente interessante e infatti insomma, sta riscontrando poi un pubblico anche in crescita. Sempre complicato parlare di giovani perché sappiamo che è un'etichetta che contiene tante cose come quelle di tutte le generazioni e la parte di giovani cosiddetti appunto che vedo io non è necessariamente rappresentativa di tutti, quindi messe tutte queste mani avanti e fatte queste premesse io non ho nessuna esperienza di conoscenza di comunità di giovani disinteressati a quello che accade attorno a loro, disincantate forse lo stanno diventando ma a causa anzi di un interesse molto forte e di un impegno che non vedono dappertutto nella società. Ripeto, non so se sono rappresentativi, però mi sembra che a volte noi confondiamo il distacco dei giovani da alcuni strumenti, alcuni linguaggi che appartengono a un'altra epoca per distacco dei giovani dalla realtà. Se i giovani non vogliono leggere i giornali non è perché sono disinteressati alla realtà, è forse perché hanno un problema con quel prodotto. E senza che questo voglia dire qualcosa sulla qualità di quel prodotto, ma questa generazione è diversa, ha una lingua diversa, usa strumenti diversi e quindi dovremmo provare a distinguere il giornalismo come attività che rimane attualissima, l'indagine della realtà, da i tanti strumenti con cui oggi è possibile diffondere il risultato di quell'indagine senza pensare che ce ne siano alcuni migliori di altri.